Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parleremo di un cordino in misto cotone. Cordino che potrete utilizzare per le borse, certo, ma è anche un filato con il quale potrete realizzare davvero tanti articoli, tanti accessori. E quando dico tanti, dico davvero tantissimi. Ma li vedremo tra poco. Analizziamo prima nel dettaglio il Ternes. E vediamolo allora questo cordino dai mille usi. 100% made in Italy, ideato, prodotto e distribuito in esclusiva da Tessiland. Parliamo di un cordino in misto cotone, dall'aspetto, eccolo qui, lo vediamo un po' più nel dettaglio, circolare, con questo effetto opaco che poi avremo modo di vedere ancora meglio nei colori. Viene consegnato così in rocche da 200 grammi per una lunghezza di circa 120 metri. Il diametro è di 3 mm, quindi abbastanza spesso in modo tale da far venire fuori le creazioni in maniera davvero molto veloce e scorrevole, per il quale consigliamo o i ferri 8-9 oppure l'uncinetto 7-8. Ma vediamo adesso i colori perché sono davvero tantissimi e uno più bello dell'altro. E iniziamo con i primi quattro colori. Guardate quanto sono belli questa gamma vastissima di rosa. Abbiamo nel dettaglio il fucsia, il rosa baby, il corallo e il magenta. Passiamo invece alla gamma di verdi. Nel dettaglio il verde, il militare, il salvia e il petrolio. Passiamo adesso alle tonalità di blu, cambiamo nuovamente colore. Nel dettaglio abbiamo il jeans, l'azzurro, il verde acqua e il turchese. Adesso invece abbiamo questa alternanza di colori molto scuri, contrastati però da questo chiaro, che è il lilla. Gli altri invece sono il blu, il nero e il viola. Passiamo ancora ad altri colori, come detto sono davvero tantissimi. Qui vediamo il marrone, il bordeaux, il ruggine e il rosso. Adesso andiamo verso toni un po' più delicati, vale a dire lo smog, il perla, il classico bianco, contrastato invece da questo altro classico panna. Adesso invece ci avviciniamo verso qualcosa di un po' più caldo, vale a dire il mandarino, il deserto, il sabbia e un fluorescente limone. Una varietà di colori davvero immensa, sono stati poi aggiunti nel tempo e chissà magari anche in futuro. Tanti colori in modo tale da poter accontentare davvero i gusti di chiunque, dal magenta al mandarino al classico bianco e il nero. Filato da poter utilizzare davvero in qualsiasi stagione, il fatto che sia in misto cotone poi dà quell'effetto un po' shabby che va tanto di moda non solo in questo periodo ma insomma un periodo che ormai si protrae già da qualche anno. Borse, ma come abbiamo detto prima, anche accessori. Alcuni spunti potrete trarli dalla borsa ad onde della Fatta Tutto Fare, oppure dalla borsa Strawberry di Chris, ma altri spunti potrà darveli anche Crochet Maniac. Potrete infatti realizzare anche dei tappeti, come ad esempio proprio il tapis bohème che ha realizzato Kao, oppure anche avete visto, soprattutto per chi ha uno stile un po' shabby chic, chi vuole dare un tocco di naturalezza anche all'interno delle proprie case, vengono realizzate attraverso la tecnica del macramè o comunque tecniche di nodi dei reggipiante, e il Ternes sicuramente si presta perfettamente per questa tipologia di creazioni, e lo spunto lo può dare proprio Kao con un tutorial denominato proprio Calatea. Questi tutorial potrete trovarli tutti cliccando su uno dei tanti colori del Ternes. Scorrendo la pagina vedrete che vi compariranno tutti i tutorial che abbiamo appena citato, saranno sicuramente di grande spunto. Ma con il Ternes si possono realizzare anche dei runner oppure delle tovagliette, dei sottopiatti, degli accessori da utilizzare per la casa, insomma come vi ho detto un filato dai mille usi. Non vi resta altro che acquistarlo e sperimentarli tutti. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli. Noi ci vediamo al prossimo articolo, ciao!